Ciao a tutti e benvenuti in Giorni di scuola, che era un titolo provvisorio e io non ho mai cambiato, quindi adesso è diventato il titolo di questo Che podcast. non hai concordato con Possiamo me, però cambiare. va Allora, dopo che Game of bene. Thrones House of the Dragon ha messo la sigla solo al secondo episodio, Giada, noi possiamo fare il cazzo che ci pare. Va bene. Comunque, questa è la nuova serie di Actual Play di Due Draghi al microfono. Io sono Emilio Palmerini e sarò il vostro game master per questa serie. E tra poco vi presenterò i nostri avventurieri, ma visto che questo è il primo episodio, prima farò due parole su quello che stiamo per giocare. È un podcast, giocheremo a Dungeons & Dragons Quinta Edizione nel setting di District 7. Cosa significa? Che noi giocheremo parte della meccanica del gioco, quindi influenzerà come va avanti la storia, e se siete ascoltatori dal podcast da un po' lo sapete, ma in generale è più importante la storia e come i personaggi interagiscono. Ognuno di noi ha un personaggio, io ne ho di più di uno e sono un po' il videogioco, e gli altri ognuno ruola il proprio personaggio. Strix 7 invece, che è la nostra ambientazione, è una scuola di magia per tutto il multiverso, dove i più promettenti giovani maghi, druidi, warlock, stregoni vanno per diventare gli incantatori di domani. Noi raggiungeremo Strix 7 per una storia di amori, intrighi e sopravvivenza scolastica. Con me per questa avventura ci sono Giada Taribelli. Ciao a Ciao tutti. Giada. Potete trovare su Instagram come Giada di ruolo, ma qui giocherà. Girien, vabbè, non pensavo ci fosse bisogno di dirlo. No, no, voglio sapere. No, no, Urca. non dirmelo, non dirmelo, lo vediamo dopo, lo vediamo Va dopo. bene. Poi, alla sua sinistra sul mio schermo c'è Davide Mistrello, ormai ospite fisso dei nostri Actual Play. Ciao Mistre. Bonsoir, buonasera a tutti. Che non so se nel frattempo hai sviluppato un Instagram che posso lanciare o se non te ne frega Guarda, niente come faccio ormai una storia ogni tipo anno e mezzo, quindi Non è vero, ultimamente sei più ne ho attivo. fatte tre, ne ho fatte tre. Però va bene, quando c'ho voglia lo faccio. E ultimo, ma non ultimo, il nostro ospite speciale per questa serie, Marco Mallia, che Buonasera. trovate su Instagram Come? come. Mallia, Marco. C'è un underscore anche in mezzo, mi sembra, C'è un un trattino underscore in basso. mezzo, Mallia trattino basso Marco. Ciao a tutti. Marco ha giocato con noi la campagna dei Corvi della Notte, da cui Yes. io, Giada e Fra abbiamo tratto anche un fumetto, e oggi torna con il personaggio che ha giocato per parte di quella campagna. Ebbene sì, ed è Zaffiro. Poi dopo la presenteremo un pochino durante la prima scena più Ok. descrittiva. Ma ora è il momento di immergerci tra i libri, gli amori e i sicari di Strix 7. Non iniziamo nella scuola di magia vera e propria, ma in una valle lontana, giorni e giorni dalla scuola. Vediamo alti pini scuri, stretti attorno ad un sentiero che si inerpica sul fianco di una montagna. Il vento soffia piegando quasi gli alberi e creando questo ululato tra le rocce e i rami. Alla fine del sentiero c'è un circolo di pietre, grandi macigni ricoperti di edere e rune, che si ergono a sentinella di un fuoco acceso. Le fiamme del falò balzano e danzano sopra la legna, creando ombre tutto attorno, dove un gruppo di persone vestite di colori sgargianti si muovono a ritmo attorno al fuoco. La luna piena splende sopra il circolo e non è un caso. In mezzo alle persone che ballano, ce n'è una un po' particolare, vestita dei tipici abiti blu e bianchi del suo monastero, una mezzelfa danza senza posa attorno al fuoco, ma sarebbe difficile accorgersi della sua genealogia, perché il muso allungato, i denti sono aguzzi, il corpo è ricoperto di pelo. Giada, vuoi raccontarci chi è il tuo personaggio e come mai si è trasformato in un lupo mannaro? Girien, appunto, in realtà è una mezzelfa nata da un umano e un'elfa. Diciamo che ha passato un'infanzia difficile perché è stata chiusa in un monastero perché la madre l'ha abbandonata e il padre è riuscito a crescerla soltanto fino a un certo punto. Poi si è ammalato e ha dovuto appunto lasciarla lì. E a un certo punto lei ha iniziato a sentire il bisogno di ritrovare le sue radici, quindi è scappata dal monastero e ha iniziato a mettersi in cerca di sua madre. Diciamo che tra un viaggio e l'altro ha incontrato per caso in una locanda,
nella locanda del drago farcito, i corvi della notte, che ai tempi si facevano chiamare mozzatesta. E avventura dopo avventura è stata morsa da un licantropo. Nella scorsa stagione è stata morsa da un licantropo. Ho fatto una presentazione più completa, magari qualcuno non sì, ha no, letto. Sì, no, perché sono 10 livelli, se no, cioè, qui il sì, tempo volevo corre. Dire come ci siamo incontrati col gruppo e tutto qua. Mentre danzi, sei quasi distratta dal ritmo. Anche perché Kirien, per come la conosciamo, non è abituata a seguire una danza, non è abituata a mostrare così tanto, ad essere coinvolta in un'azione così creativa e così estroversa. Però ti serve, perché mentre danzi, il lupo che è dentro di te ha meno fame. A volte però qualcosa comunque esce e senti questa fame viscerale che ti raggiunge il cervello, la saliva che inizia a gocciolare sulla sabbia attorno al fuoco e le persone che sono attorno a te iniziano ad aumentare il ritmo. Fammi un tiro salvezza su costituzione. Iniziamo proprio così. Allora, è un 16. E anche questa volta riesce a resistere, ma un Dragonborn con le scaglie rosse che non sta proprio danzando vicino a te, ma è più un passo di marcia o qualcosa del genere, si avvicina pronto a fermarti nel caso perdessi il controllo. Ha una cicatrice, uno dei due occhi, il muso allungato tipico di questi mezzi draghi, mezzi umani. Ed è il personaggio di Davide Mistrello. Io quindi mi avvicino e con abbastanza forza cerco di premere la spalla di Kirien, facendogli capire che sono lì. Immagino che nel momento in cui succede questa cosa riesco a focalizzarmi un attimo su Rogar e visto anche il contesto in cui siamo probabilmente mi viene in mente quella volta in cui a Barovia abbiamo mangiato dei biscotti che non dovevamo mangiare e anche lì ero preda di una fame terribile in cui non riuscivo a riconoscermi e quindi cerco di concentrarmi sul fatto che anche quella volta ce l'abbiamo fatta e che in qualche modo ne uscirò anche adesso. E anche quella volta con te c'era Rogar. Sì. Dall'altra parte del cerchio, forse che si sta divertendo più di tutti i presenti, però me lo dirà il suo giocatore, c'è una tiefling dalla pelle blu e gli occhi dorati che danza agilmente assieme ai vistani che stanno completando il rituale. Marco, vuoi raccontarci chi è Zaffiro? Yes, Zaffiro, come dicevi, una tiefling blu, tutta blu, è rimasta rinchiusa per tantissimo tempo da quando è nata in una casa ed è la figlia di Diamante Asciadura, che faceva parte dei mozzatesta, e una volta che sua madre è riuscita a farla fuggire dalla sua prigionia è entrata a far parte del gruppo e quindi è alla ricerca di avventura. Quindi tu dall'altra parte del cerchio vedi questo momento tra Kirien, sì, e Rogar, quando gli stringe la spalla. Sono molto divertita, in realtà. Guardo la scena e cerco di muovermi e ballare. In tutto questo sto cercando di immaginarmi Kirien costretta a ballare mentre un licantropo con la faccia da lupo, cioè, è il mio incubo, è un furry. Fortunatamente non dobbiamo rimanere in questo incubo ancora per molto tempo, Giada, perché lasciamo il rituale quando finisce e il sole sorge sopra al circolo di pietra. Kirien si è ritrasformata in mezzelfa e voi tutti state scendendo dalla montagna verso l'accampamento di questa popolazione che vi ha aiutato nel compiere il rituale e che abita un po' queste valli, no? I vistani, questo popolo di nomadi multidimensionali che di solito hanno la loro casa principale a Barovia. Di cosa parlate mentre scendete, se parlate di qualcosa? E io probabilmente non sto dicendo granché, cioè nel senso magari osservo... Quindi hai detto che è guarita? Sì, per il momento è guarita. Sembrerebbe che il rituale abbia avuto successo. Ok, e io probabilmente come sempre non sto parlando granché, però osservo come si comporta Kirien, se vedo che sta meglio, se... Ok, Kirien cammina a testa bassa, adesso tra l'altro la vediamo quindi con il suo vero aspetto, no? Sì. Quindi vediamo questa pelle chiara, molto liscia, orecchie leggermente a punta e capelli corti, un po' disordinati, biondi e con un po' di ciuffi fuori posto. E la vedi che cammina in realtà a testa bassa e con le guance rosse perché probabilmente si sente ancora in imbarazzo per aver dovuto stare al centro dell'attenzione e ballare così a lungo.
e quindi sta facendo finta di niente, cammina davanti a voi con la testa bassa e passo deciso. Io ogni tanto corro verso di lei e la guardo in faccia per vedere se è tutto ok, se non si sta ritrasformando, e poi torno indietro. Dopo l'ennesima volta che lo fai ti dico: Zaffiro, sto bene, basta, basta, ok? Sei sicura? Sei sì, sicura? Ormai è andata, è passato e non ne voglio più parlare. Ok, va bene, me ne sto qui con Rogar e con Rogar l'ultima volta, e gli do una pacca sulla spalla e torno indietro. Tiro un ululato per vedere se risponde. Si nasconde nel bosco. Circa a metà strada, uno dei vistani che conoscete bene, Alexei, si avvicina a voi. È un uomo alto e magro, con i capelli raccolti in una coda e due baffoni che gli coprono il labbro superiore e ricadono ai lati della bocca con due ghirigori. Alexei sappiamo che è un furfante dal cuore d'oro, ed è principalmente a lui che dovete questo rituale, che sembrerebbe abbia liberato Ghirien dalla maledizione. Ghirien, 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 come ti senti? Beh, va meglio. Non ho più fame, che è un'ottima cosa. E mi sembra di essere tornata normale, no? E mi guardo le braccia e le mani rigirandole. Giusto perché D&D ogni tanto i tiri di dadi dobbiamo farli. Tira su percezione. Oh no. Che bei tiri. 18 più 3, 21. Ti accorgi che negli ultimi mesi, no, tu hai avuto a che fare con questa maledizione che ti ha cambiato un po' più profondamente della volta al mese che la luna piena ti costringe a trasformarti senza il tuo controllo. E noti che alcuni dettagli della trasformazione con cui hai più o meno imparato a convivere non se ne sono ancora andati. Le unghie sono un pelo più affilate di quello che dovrebbero. C'è un po' di peluria bionda sulle braccia che di solito Ghirien non ha o ha pochissimo. O si depila Ghirien di solito? Non ci siamo mai posti questa domanda. No, di solito gli elfi non hanno proprio peluria. Ok, allora mentre lo dico guardo le mani, osservo soprattutto le unghie leggermente più affilate e tipo ritraggo subito le mani a pugno come se volessi nasconderlo mentre lo dico e le metto tipo lungo i fianchi per evitare che se ne accorga anche Alexei. E subito Alexei se ne approfitta, prende la mano a pugno tentando di aprirti delicatamente le dita. Faccio leggermente resistenza. Ok, allora lui ti lascia e fa: di questo ti volevo parlare. C'è un piccolo problema con il rituale che non ho sottolineato prima di incominciarlo. Lo guardo malissimo, cioè? La magia dei vistani è una magia povera. Abbiamo imparato in anni e anni del nostro girovagare a usare la magia in cambio di qualcosa. E quindi, per completare la magia, devo chiederti un favore. Per l'aiuto dato, un aiuto ricevuto. Beh, va bene. Cioè, mi avete fatto un favore, quindi se avete bisogno di qualcosa, se non è qualcosa di troppo pericoloso... No, non è troppo pericoloso, ma so che sembrerà un pochino un ricatto. E volevo specificare che non è quella l'intenzione, no? Mi conosci? Ma questa cosa funziona se io voglio farti il favore e poi il favore non riesce, o il favore deve riuscire affinché la mia maledizione sia tolta per sempre? E il favore deve riuscire affinché la tua maledizione sia tolta per sempre, o potremmo doverci rivedere per un altro tentativo. Te lo dicevo che qualcosa non andava, dico a Rogar. Purtroppo lo immaginavo, d'altronde stiamo parlando con i vistani, quelli che hanno tentato di venderci acqua come pozioni miracolose, cosa? Stavo potevo per dire aspettare. Che questo è razzismo, ma effettivamente è stato un colpo basso da parte mia. Non siamo tutti così. Quantomeno abbiamo una soluzione davanti, seppur complicata. No, non è complicata, nessuno ha parlato di cose complicate, è molto semplice in realtà. Ho una nipote. Che è entrata nella scuola di magia di Strixhaven e si trova piuttosto bene, ha ottimi voti, è una brava ragazza, studia tanto, ma ha avuto la sfortuna di innamorarsi della donna sbagliata. E mentre fate questa discussione state scendendo verso le valli, attraversate questo ponte che avete già vissuto nella vostra precedente avventura di Barovia, no? Con a lato una cascata che riempie le pozze di Zaral di sotto e questi gargoyle ormai mangiati dal tempo e dall'edera, e mentre attraversate il ponte lui va avanti e vi dice: la donna che ha sedotto era già promessa ad un altro e la famiglia non ha preso bene la cosa. E noi che cosa possiamo farci? Non ha preso per niente bene, della serie Sicari, per tentare di liberarsi della nostra piccola o almeno rovinarle la carriera e buttarla fuori da Strixhaven.
Non si è ben capito, le lettere erano un po' confuse. Da lupo non saresti male comunque. Quindi quale sarebbe il nostro o il mio compito? Funziona se lo faccio solo io o posso portarmi qualcuno? Noi speravamo che venisse un mago con te. Eliu è abbastanza preso in questo periodo. Qualcuno di voi sa usare la magia o cose del genere? Poco. Ci posso provare. Per un cazzo. Vabbè dai, uno su tre non è male. Vorrei che entraste a Strixhaven, fingendovi studenti, o qualsiasi altra cosa vogliate fingervi, e proteggeste mia nipote. Ok, ma per quanto? Cioè, non possiamo stare lì per sempre a farle da guardia del corpo? No, infatti, è solo parte del vostro compito, secondo me, farle da guardia del corpo. Il modo migliore per proteggerla è quello di farle lasciare la ragazza. Quindi noi dobbiamo andare lì per convincerla a lasciarsi. Mollarla, sì. Sì, meglio quello che la espellono dalla scuola o peggio ancora. E tutto questo cosa c'entra a che fare col rituale? Niente, solo che io ho fatto un favore a voi e voi dovete fare un favore a me. Per l'energia, ha detto che l'energia del favore poi alimenta la magia del rituale, giusto? Quindi dobbiamo spezzare il cuore a una ragazza e le unghie di Ghirion ritorneranno normali. Tornerà completamente umana, sì. Ok. Mezzelfa. Ci tengo alla mia parte elfica, per favore, fa che il rituale non mi trasformi semplicemente in umana. Corvi della notte 3, tornare mezzelfa. Vabbè, quindi per me chiaramente sarebbe stato più facile spezzare il cuore non in maniera figurata, ma... Io però non so se sono in grado di fare questa cosa, cioè magari tu, Rogar, puoi farle qualche discorso per convincerla. Io non so come convincere le persone a lasciarsi. Vedi che Alexei fa una faccia come per dire, io avrei un suggerimento. Non puoi chiedere questa cosa a Rogar. No, beh... mia nipote, da quello che ho capito, preferirebbe una di voi due. Sì, sì, beh, ok, però nel senso non può essere una soluzione farla innamorare di una di noi due e poi andarcene. Le si spezzerebbe il cuore due volte. Ma se quello è il nostro obiettivo. E l'altra sarebbe molto arrabbiata. Io okay. Non ho mai avuto relazioni... Non ho mai avuto molte relazioni, figuriamoci amorose, quindi non so. Ti guarda e fa, no, i tiefling non sono il mio tipo. Meno male. Quindi dobbiamo travestirci da studenti, quelli di District 7 hanno divise particolari, abbiamo delle informazioni, io non conosco questa scuola. Beh, non la conosco molto neanch'io, ma so che sono divisi in più gruppi, mm-hmm. Dal secondo anno in avanti. Ok. La mia nipote è già al secondo anno ed è l'unico collegio che conosco, si chiama Lorold. Una cosa positiva di Rogar è che non devo prendere appunti. E tua nipote invece come si chiama? Mia nipote si chiama Larin Arnesa. Larina? Larin Arnesa. Quindi come funziona? Siamo studenti o possiamo essere anche servitori? Non lo so. Non ne ho idea. Io posso portarvi lì. Perché io penso alla cosa più difficile da fare, cioè introdurre un enorme dragonide rosso privo di magia in una scuola di magia. Già. Sì, anche io in realtà non ho magia. Magari posso camuffarmi un po' meglio rispetto a te, però comunque... Ma siete avventurieri, non avete oggetti magici? Qualcosa del genere che potete far finta di usare, no? Cose? Solo per picchiare. Davvero? Sì. Beh, i bulli ci sono in ogni scuola. Non possiamo far finta che uno o due di noi, riguardo voi, siate dei studenti facoltosi e io non so, una guardia o... Due studenti che vengono da un'altra scuola? Ho un'idea. Allora, se ho capito bene come funziona la magia in questi anni in cui sono stata fuori dal monastero, di solito chi va a scuola per studiarle è perché non ce l'ha da sé. Quindi, se noi fossimo studenti del primo anno e fino ad ora non avessimo studiato nulla, ci sta che non sappiamo fare nulla. E ci può entrare chiunque in questa scuola?
senza avere nessuna conoscenza magica? Beh, tanto non entreremo dall'ingresso, se vi apporto io. Sì, però comunque potremmo destare sospetti negli altri studenti se non sappiamo fare assolutamente nulla. Ma ci penseremo quando succederà. Alexei vi guarda e fa... Penso che mia nipote, se non gli dite la parte di romperle il cuore e così via, potrebbe aiutarvi. Ah, sì? Cioè, con lei... Gli dite che vi ha mandato suo zio, Alexei, per proteggerla dai problemi che ha avuto. Così vi avvicinate a lei, poi una festa, un'altra... Quindi con lei dobbiamo dire che siamo le sue guardie del corpo sostanzialmente e farla innamorare di una di noi due, poi cercheremo di capire chi. Per quanto riguarda invece tutto il resto, devono pensare che noi siamo studenti del primo anno. Sì, e io so usare un po' la magia, magari faccio vedere qualcosa. Certo, questo sicuramente aiuta. Che magie sai fare, Zaffiro, non mi ricordo? Io posso diventare invisibile. Posso far ridere le persone, lanciare una ragnatela e posso sdoppiarmi e creare una nube. So fare un po' di cose. Io, se serve, ho il legnetto del nord. Dai, non è così infattibile questa missione. E mentre lo dico, riguardo la mia mano e le mie unghie per convincermi di questa cosa. E Alexei apre il mantello e guarda. E se volete ho queste meravigliose pozioni? No, Alexei. No? Una volta sola ci cascate? Già. Ok, beh, sai dirci almeno verso dove dobbiamo andare per raggiungere questa scuola? Larina Arnesa era una ragazza magrolina, coi capelli verdi e senza occhiali durante il suo primo anno di college. Una ragazza che era rimasta sorpresa quando aveva visto per la prima volta il collegio di Witherbloom. Era il suo terzo giorno alla scuola di magia di District 7 e stava ancora completando il ritualistico giro dei college. Nel collegio di Witherbloom l'aveva subito accolto un odore di muschio, frutta e fiori. Il collegio stesso era immerso in una foresta che emergeva a sua volta dalla palude, senza quasi interruzione tra una e l'altra. Piccoli animali, alcuni normali, altri esotici e magici, si muovevano un po' ovunque nel bosco. Alcuni studenti erano attivamente impegnati nel prendersi cura di capre, cervi, lumache, grifoni, draghetti, critters, mind flayer e altre creature fantastiche. Larin osservava tutto a bocca aperta. Abituata a Barovia, una terra grigia e senza vita, Larin non aveva mai visto così tante creature e così tante persone, ma non era l'unica. Ad un'altra ragazza scappò un gridolino di stupore. Larin le tirò un'occhiata. Era una ragazza dalla pelle pallida, i capelli neri e i denti aguzzi. Larin ebbe un brivido. La ragazza era un vampiro. Quello che Larin non sapeva era che la ragazza si chiamava Aurora e presto se ne sarebbe innamorata. Sappiamo tutti quanto può essere pericolosa una scuola di magia. Harry Potter, sto guardando proprio te. Fortunatamente può venirvi in soccorso il nostro sponsor. Questo intermezzo narrativo è offerto da Lorenzo Brachetti. Lorenzo è uno dei nostri fan più agguerriti e quindi per me, come sempre, è un onore annunciare la sua sponsorizzazione. Lorenzo si occupa di assicurazioni e quindi se avete acquistato una nuova casa, una nuova automobile o se progettate di andare a una pericolosa scuola di magia e stregone, potete fargli uno squillo per sentire cosa vi propone. Il numero è 340-521-1051, 340-521-1051, oppure potete contattarlo per mail lorenzobracchetti@outlook.it, Lorenzo Brachetti tutto minuscolo, tutto attaccato, @outlook.it. Anche una pagina Instagram, forse, perché mi ha detto che provava a farla partire ma nei suoi impegni non sapeva se riusciva a lanciarla. Potete cercarla con il nome InstaInsure e se la lanciata potete trovare consigli e altre cose legate al mondo delle assicurazioni. Ma per questo intervallo è tutto e torniamo ai nostri giorni di scuola. Il Biblioplex.
È il cuore pulsante di Strix 7. La maestosa biblioteca è costruita sopra un concentrato di magia, una sutura della trama che permette tra le altre cose ai Vistani di raggiungerla facilmente con i loro carri. Così, in una notte d'inverno, mentre la maggior parte degli studenti è a ubriacarsi in uno dei bar vicini, altri a studiare disperatamente per i primi esami, altri ancora a prepararsi per le lezioni o i loro tornei di magia, un carro appare dal nulla in mezzo alla piazza dietro al biblioplex. Dal carro vediamo scendere i nostri tre eroi e sbucare fuori per un attimo Alexei, che vi saluta, prima di ripartire di corsa e sparire nel nulla. E quindi benvenuti a Strix 7, la scuola di magia del multiverso. La scena è vostra. Siamo già vestiti in modo strano. Potete decidere voi. Io mi immagino tipo la telecamera che fa questa panoramica su tutta la scuola e poi pian piano zooma su noi tre che siamo tipo con le braccia incrociate che ci guardiamo attorno senza sapere che cosa fare. Io mi giro attorno e cerco di guardare chi ha il cappello migliore. Perché? Giustamente. Zefiro è patita dei cappelli da un certo momento della sua vita e quindi la sua passione è rubarli. Tira su percezione. Con svantaggio, direi, vista l'ora tarda. Perfetto, posso fare meno di uno. Quindi 5. Vedi che ci sono un paio di studenti che tipo stanno passando di corsa. Probabilmente stanno facendo qualcosa di losco durante questa notte, oppure semplicemente sono ubriachi fradici e stanno tentando di tornare al dormitorio. Uno è un lossodonte, vestito negli abiti tipici di uno dei college di magia, Prismari. L'altro invece è una tiefling dalla pelle rossa. Nessuno dei due ha cappello. Ma peccato, ok, prossima volta. Quindi non ho capito, noi ci siamo preparati, ci siamo venuti con i vestiti del college o no? Penso che sì, abbiamo fatto un minimo di... ci abbiamo fatto questo pensiero. Sì, cioè nel senso se c'è stato tempo di farlo, sì. Anche perché se ci ha fatto entrare... Quindi noi abbiamo gli abiti del collegio di Lorehold. Giusto. Sì. Okay. Ok. Ci sono. Avete scoperto, nel poco di ricerca che avete fatto prima di arrivare, tutti i collegi di Strix 7 hanno un'anima duale. Caos e ordine, estro e disciplina. Ogni collegio ha una coppia di questi valori che lo guida. Lorehold, da quello che avete scoperto, e avete concentrato le vostre ricerche su quello, è il collegio legato sia all'archeologia, e a scoprire la storia e come la storia ha portato all'ordine in cui si vive, sia la diplomazia e le abilità della guerra e il caos che ne consegue. Quindi sono sia i grandi diplomatici che i grandi archeologi, quelli che scoprono grandi tesori, ma anche che sono scendono in campo in caso di guerra per pacificare le parti in lotta. Beh, guardiamoci attorno e cerchiamo di capire come è fatto questo posto prima di tutto. Nei prossimi giorni dobbiamo fingere di saperci ambientare benissimo. Ce l'ha descritta un minimo. La scuola, intendi? No, la ragazza, la Rin. Ve l'ha descritta come una ragazza minuta, con gli occhiali e i capelli verdi, almeno l'ultima volta che l'aveva vista. Poi non sa se nell'anno che è stata praticamente al college ha cambiato aspetto, però... Se ha i capelli verdi non sarà difficile trovarla. Metà scuola con i capelli verdi. Esatto. Zoom out. Tutto il collegio. Sì, c'è una famosa piattaforma, no, di streaming che si chiama Stretch e va tantissimo avere i capelli verdi. Ma quindi siamo vestiti con una tunica brutta, immagino, no? Alcuni si vestono un po' all'Indiana Jones, quelli più legati all'archeologia e così via. Altri sono più vestiti appunto sì con qualcosa che sembra una toga romana perché ha ripreso un po' dall'antica diplomazia e così via. Quindi potete scegliere un po' come preferite impaludarvi. Palesemente Indiana Jones col cappello. Ok, quindi Zaffiro me lo immagino tipo con un giubbotto di pelle, le bandoliere e il cappello da cowboy americano. No, sì, anch'io vado più per lo stile avventuroso alla Indiana Jones. Esatto. Vabbè, dopo aver constatato che dobbiamo capire come muoverci, inizio effettivamente a guardarmi attorno e a guardare quali sono gli spazi che abbiamo attorno. Allora, sicuramente quello che attira la vostra attenzione è il gigantesco complesso della biblioteca che è davanti a voi, anche perché ci sono queste gigantesche
pietre che formano un arco sopra tutta la biblioteca, che è come se fosse una specie di sole a raggiera sopra. Al di là, rispetto a dove siete voi, c'è il posto un po' più acceso durante la notte. Vedete un gigantesco stadio fatto di marmo bianco e ricoperto di teli, che però è silenzioso, non c'è una festa al momento. E invece l'edificio che vi descrivevo è questa taverna, subito davanti allo stadio, dove studenti entrano ed escono anche a quest'ora della notte. Si sente della musica che viene suonata all'interno ed è il luogo un po' più acceso. I dormitori dei vari campus sono più distanti da quest'area centrale, cioè riuscite ad intravederli nella notte, ma sono proprio al di là della zona illuminata. Ci sono dei piccoli pezzi di terreno e di campi che separano un dormitorio dall'altro dei vari collegi. Beh, forse ci conviene andare nella zona più affollata. Sì, mi sembra l'opzione migliore per il momento, almeno abbiamo probabilità di trovarla. Cosa facciamo? Ci dividiamo e chiediamo se qualcuno la conosce? Beh, possiamo iniziare in realtà a metterci tipo un tavolo e origliare e guardarci attorno. Secondo me, se è lì con i capelli verdi, la riconosciamo. Ok. Se non riusciamo a trovare nessuna informazione interessante, sì, iniziamo a chiedere a qualcuno. Magari prepariamoci una scusa, però, tipo, non so, che le abbiamo prestato un libro e ce lo deve ridare, qualcosa del genere. Ci sto. Quindi vi avvicinate alla taverna e vedete che l'insegna reca soprascritto la fine dell'arco e una delle gigantesche pietre sostenute dalla trama di magia che avvolge il biblioplex, che quasi tocca il tetto della taverna da quanto è vicino. Come vi dicevo, ci sono studenti che entrano ed escono, e quando voi entrate altri due spingono per uscire. Sgusciate in mezzo un attimo e poi guardate all'interno e vedete che la folla, nonostante l'ora tarda, è ancora densa. Ci sono pochi tavoli liberi, ma vedete che ce n'è uno un po' nell'angolo, lontano dal palco, dove una donna sta cantando, e sembra che tutti l'abbiano snobbato per la lontananza col palco stesso, quindi se volete sembrerebbe essere libero. Mi fiondo. Vi sedete lì e dopo pochi attimi compare un cameriere, un piccolo halfling, probabilmente anche lui uno studente, che vi guarda e dice: ah, matricole, prima volta che vi vedo qui alla fine dell'arco. Beh sì, ci sembrava un posto pieno di vita, stavamo annoiando. Sì sì, nel senso, un mese che abbiamo iniziato e anche ora che scopriste la fine dell'arco. Ci sta. Cosa vi posso portare? Sono Giano comunque, e vi tende la mano. Ciao. Girian. Mi chiamo Zaffiro. Zaffiro, ok, tu? Roger. Ah, Roger. Roger, sei grosso per essere al primo anno. Cosa è successo? Sei caduto in una pozione da piccola? Ma mangia tanta carne. Roger, che ha problemi di rabbia già. Voglio tirare un pugno in faccia. È di famiglia. Ah, bene, bene. Guarda, che c'è di sicuro uno sport qui da fare, lo trovi. Ditemi, ricordatemi cos'è che vi devo portare da bere? Il piscio rosa. E la peppa, così primo mese, pam! Cominciamo mille. Sono cresciuta con i nani. Ok, però io non voglio avere, come si chiama, il preside di Lorold che mi viene a chiedere come mai una delle matricole è tornata a casa storta. Quindi okay, acqua, okay, solo okay. acqua. Va bene, ascolta, portacelo, al massimo lo bevo io che lo so reggere bene. Lui vedi, lui mi sembra molto più razionale. Birra per voi due. Ok. Acqua? Sì. Ed è però troppo poco, cioè nel senso, va bene che vuoi compensare la tua amica, però... Voglio dell'acqua. Adesso neanche l'acqua posso bere, mi scusi, ma... Allora, mi scusi intanto, lo direi tuo padre, va bene? È morto. Oh no, no. Scossato, vabbè. Lo dite? Glielo faccio intendere. Cazzo. Acqua? Perfetto. E poi vedi che tenta di mordersi la lingua e vi guarda ancora e fa... poi avete un po' troppo l'aspetto da avventurieri, io ve lo dico, un po' troppo esagerato con il tema Lorold. Ho capito che va di moda tra di voi, però gli altri, cioè, abbiamo capito, se volete andare a Lorold il prossimo anno, però ci siete ancora entrati, cioè, primo anno, corso base. Vabbè, ok, vi porto davvero, ho capito, e sparisce nella folla. E allora mi tolgo un po' di cose da addosso, sentendomi già imbarazzo su quello che ha addosso. Mettiamo delle cose sul tavolo, diventa... Niente, bastava entrare normalmente.
mentre l'halfling Giano vi lascia e va a prendere la vostra ordinazione. Avete un momento per guardarvi attorno e sicuramente così a colpo d'occhio non vedete persone con i capelli verdi. Ci sono alcune driadi, ci sono alcuni elfi che hanno i capelli colorati di verdi, ci sono altre specie o discendenze che non conoscete che hanno un colore particolare, ma nessuno sembra particolarmente familiare o simile ad Alexei. Poi dovrete andare a chiedere se effettivamente lei. Di sicuro attira l'attenzione questa donna sul palco, perché vedete che i capelli neri, le orecchie estremamente a punta, molto più lunghe di quelle di un'elfa, le labbra dipinte di nero e canta. Sta cantando in questa specie di microfono magico che è in mano, e quando fa gli acuti è tipo una musica rock o qualcosa del genere. Quando fa gli acuti vedete i canini aguzzi che mostra, e quindi probabilmente è un vampiro o qualcosa del genere. Come volete procedere? Innanzitutto mi viene un brivido lungo la schiena vedendo il vampiro che sta cantando sul palco. Distolgo lo sguardo. Vedete qualcuno con i capelli verdi, donna? Beh, un po' di gente c'è, ma nessuna sembra corrispondere alla descrizione di Alexei. Non pensavo andassero così tanto di moda i capelli verdi comunque. Hanno qualche parrucchiere in comune? Beh, può darsi. No, non stavo rilevando la vostra conversazione, ma non leggete lo Strix Seven Star? Dice questo giovane uomo con i capelli neri tirati indietro e due strisce bianche sui capelli che si siede al vostro tavolo senza chiedervi il permesso. No, io no. Siamo matricole, illuminaci per favore. Allora, io sono Grayson Wildmare e sono uno dei corrispondenti dello Strix Seven Star. Quindi se siete matricole e non lo conoscete, potete acquistarlo nelle edicole dell'università per la modica cifra di una moneta d'argento a giornale. Usciamo una volta a settimana e parliamo un po' di quello che succede qui, del gossip di Strix Seven. Va di moda? Si era capito, insomma. No, dico il giornale. Ah, il giornale. Sì, sì, il giornale. No, anche i capelli verdi, però quello era un po' verdi. Scontato, sì. Ecco, sì. E quindi, cioè, se avessimo comprato questo giornale, sapremmo esattamente perché vanno di moda questi capelli verdi. E fa apparire dal nulla 3 copie. Volete acquistarlo? Forse una, così potremmo scoprire qualcosa, no? Mi fa morire, scusate, devo descrivere per gli ascoltatori la scena. A tutti e tre hanno avuto la reazione di quando ti allungano un volantino in università. Che dici, oh mio Dio, mi sono fatto fermare. No dai, 3 copie, 7 matricole, almeno vi fate un'idea su come va l'università. Poi i corsi sono iniziati da poco, sapete quale corso è figo, perché andrete a Silver Quill l'anno prossimo. Io tiro fuori una moneta d'argento mentre parla. Una copia. Ti allunga una copia del giornale. Grazie. Inizio a sfogliarla sperando che se ne vada. E lui rimane lì seduto. Voi? Guarda, purtroppo non so se si vede, ma forse non sembro la persona più adatta per parlare di gossip o che si interessa molto a riguardo. No, lo capisco, non è che tutti possono avere passatempo interessanti. Io leggo dalla mia amica, perché almeno potremmo parlare di gossip assieme. Lorold, va bene, si vede che non siete di Silver Quill. Cosa ci posso fare? E si alza e fa, però magari riesco a vendervi settimana prossima, dai, ci vediamo. E sparisce anche lui tra la folla. Maghi. Dice qualcosa su quella rivista del nostro obiettivo? Magari ha fatto qualcosa. Inizio a sfogliare le pagine per vedere innanzitutto che tipo di contenuti ci sono e se ci sono magari articoli su studenti particolari o se nelle foto scorgo. Parlano un po' del più del meno. Alcune cose tipo sono bacheche per gli studenti che ti dicono dove andare a farsi i capelli verdi. Che si dice? Cosa c'è di interessante in quel giornalino? Ma allora, qui leggo che fanno dei campionati sportivi, non mi sembra niente di interessante. C'è un torneo di scacchi che ha vinto qualcuno, sembra molto più vecchio di quello che dovrebbe essere. Con i capelli verdi? No, in realtà questo non ce li ha verdi, sono castani e schiacciati come una leccata di mucca. Classico figlio di papà. Poi un'immagine attira l'attenzione. Vedi il volto di questa ragazza con gli occhiali rotondi e questi capelli verdi nell'immagine a colori, e sopra in caratteri cubitali: Lorold distrugge una delle macchine della scuola, adesso abbiamo un macina rovine in meno. E il pezzo sotto descrive come l'inattenzione di una degli delle studentesse di Lorold, di nome Larin. Eccola.
ha causato danni da migliaia di monete d'oro alla scuola. E l'articolo spiega nel dettaglio come ha usato una macchina impropriamente in una delle paludi dove gli altri, l'altro collegio, Witherbloom, fa i suoi esperimenti e coltiva le sue creature magiche, e che la macchina è andata distrutta perché ha incontrato una di queste creature. E vedi sotto la firma del giornalista, ed è Grayson Wildmare. Cioè il tizio di prima? Sì. Oh no, devo parlare ancora con lui. L'aria è quella che stiamo cercando, l'Arium. Larin, sì, Larin. È proprio lei. Allora, le cose sono due. Era così interessante questo giornale, perché non ne compriamo un'altra copia? Oh no. Beh, possiamo chiedere anche ad altri. Sì, andare nel laboratorio dove la macchina si è rotta e chiedere. Sì, solo che a quest'ora non penso sia aperto. Dovremmo aspettare domani. Boh, però sto pensando, se in questo momento lei non si trova qui, probabilmente sarà nei dormitori. Se vogliamo andare direttamente da lei, possiamo capire dove sono i dormitori di Lorold. Se davvero è successo quello che è successo, che scrive qua, sarà presa di mira in qualche modo, no? Cercherà infatti di stare alla larga dalla gente. Di stare alla larga dalla gente, tranne una ragazza, evidentemente. Ci ha detto Alexei quest'altra ragazza, cioè se è dello stesso collegio, come è fatta, come si chiama? È di un altro dei collegi, quello legato alla natura, Witherbloom, e si chiama Aurora. Molti dei personaggi sono tratti da Strixhaven Curriculum of Chaos, quindi i nomi purtroppo stavolta non li ho scelti. D'altro canto però, se sono stati mandati dei sicari, sarebbe poco probabile trovarli assieme, no? Sì, anche questo è vero. Beh, però possiamo provare a cercare almeno lei per il momento. Sì, proviamoci almeno, non abbiamo altre strade. Quindi andate verso il dormitorio di Lorold. Chiedete indicazioni a uno degli studenti a caso e vi indica una delle quattro strade che partono e che portano verso l'esterno. Dopo 15-20 minuti a piedi, la notte diventa un po' più scura appena vi allontanate dal cuore del campus e siete in mezzo, e poi iniziano ad apparire le luci di questo college, che è costruito in una spaccatura del terreno, che è parte dormitorio, parte scavo all'aria aperta, parte costruzione continua, e strutture emergono fuori con questo ponte che collega i due lati da una parte all'altra del canyon. Ma mentre camminate sentite la terra che inizia a tremare, qualcuno che urla distante alla vostra destra, e quando vi girate di scatto vedete questa enorme creatura fatta di quelli che di notte non vedete molto bene, soprattutto tu Rogar, ma sembra essere una specie di rinoceronte o qualcosa del genere, coperto di vegetazione e funghi, e una ragazza che scappa davanti gridando. Ok, cazzo succede subito, guai. Domanda: le mie armi? Io so che voi in questo momento della storia avete una borsa dimensionale, giusto? Quindi quello che pensavo era che armi, armature, cose da avventurieri sono tutti nella borsa dimensionale. Grazie master. Allora slego la borsa. Ce l'ho io. Ce l'ho proprio nell'inventario, okay. Slego la borsa dimensionale dalla vita e filo dentro un braccio, tiro fuori il Daidao, che è questo bastone con la doppia lama, e mi metto in guardia per affrontare il rinoceronte, e grido alla ragazza: scappa, scappa. E la guardo: hai capelli verdi? Tira su percezione. La ragazza sente che grida, vede voi in un gruppetto che non state scappando, e inizia a correre nella vostra direzione, tirando dietro di sé questa enorme creatura che corre. 17 su percezione. Vedi che ha i capelli verdi, okay. Gli occhiali coperti di quello, sì, che sembra essere fango e sporco, ed è completamente, cioè ha tipo fango ovunque, sta correndo disperata. Allora, dopo averle urlato scappa scappa, dico: Larin, sei tu? Sì, sono io! Aiuto! Ok, vieni in mezzo a noi. Rogar, tiro fuori la spada di Rogar e gliela lancio. Ok. Zaffiro, e tiro fuori l'arco e lo lancio. Tirate su iniziativa. Che cazzo ci fa un orso in una scuola di magia? No, rinoceronte. È un rinoceronte, Rogar. Benedettivo. Allora, quando dici cosa ci fa un orso in una scuola, e noi ti diciamo è un rinoceronte, Rogar, ti lancio una torcia. Io scrocchio il collo e dico: ok, è un po' di mesi che non combatto per colpa di quella maledetta maledizione.
Strixhaven è un'ambientazione originale di Wizard of the Coast. Il master di questa storia è Emilio Palmerini, che trovate su Instagram come Emilio Palmerini. Girien è interpretata da Giada Taribelli, che trovate su Instagram come Giada di Ruolo. Rogar è interpretato da Davide Mistrello, che trovate su Instagram come Davide Mistre. Zaffiro è interpretata da Marco Mallia, che trovate su Instagram come Mallia Marco. Il logo di Giorni di Scuola è stato fatto da Francesco Mazziotta, che trovate su Instagram come Instafram. Le musiche sono dei Supernova Collective, che trovate su Instagram e su Spotify come Supernova Collective. Editing e sound design di Giada Taribelli. Sarà molto divertente editare questo episodio. Sbocca il Dungeon Master Premium. Pubblicità. Con che faccia poi si è bloccato? Esatto. Allora vediamo se meglio scrivo sul gruppo o no. Cosa hai letto? Emilia ha lasciato la riunione, ho letto. Vabbè, possiamo giocare anche senza Dungeon Master. Ma secondo me possiamo fare la settimana enigmistica. Vai. Non lo so, adesso mi devo inventare delle... verticale, esatto. Hai capelli verdi. Allora, qui c'è un rebus. Rieccomi. E la...